Buonasera a tutti da parte dell'Accademia delle Scienze di Ferrara. Questo pomeriggio avremo un interessante convegno che ha per tema i feriti al volto della Grande Guerra, gli albori della chirurgia plastica e della chirurgia bucco-facciale. È un convegno che è stato preparato accuratamente e abbiamo dei relatori veramente competenti che ci illustreranno questa problematica. Il programma prevede anzitutto una relazione del dottor Lorenzo Capellari sulle Guerre Cassées, ovvero le facce rotte della Grande Guerra. Seguirà poi un intervento della dottoressa Ilaria Pezzini. Di questi poi vi darò poi un breve curriculum di questi relatori successivamente, che parlerà della chirurgia plastica e bucco facciale nella Grande Guerra. Seguiranno sempre su questo argomento il dottor Manlio Ganlier, il dottor Stefano Mandrioli, la dottoressa Luisa Valente della chirurgia cranio-maxillofacciale dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara. Infine concluderà il convegno la relazione del dottor Donato Bragatto dell'Associazione Culturale di Ricerche Storiche Pico Cavalieri di Ferrara. Quando successivamente presenteremo personalmente i singoli relatori, quando farò, presenterò un due righe del loro curriculum. Come dicevo, il tema di questa serata, di questo pomeriggio, è estremamente variegato ed estremamente interessante perché ci offre uno spaccato della storia della Grande Guerra, la guerra del 15-18, e uno spaccato della sanità ferrarese nell'epoca della Prima Guerra Mondiale. Per quello che riguarda l'aspetto medico che riguarda sostanzialmente la Prima Guerra Mondiale, ci soffermerà la relazione sulle ferite al volto riportate dai soldati durante la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stata caratterizzata da un numero enorme, oltre che di caduti, di feriti, ovviamente incrementato dalla modernità delle armi impiegate in questo conflitto. Queste ferite al volto, molte volte deturpanti, che creavano anche, se il soldato non moriva, delle conseguenze di carattere socio-economico importantissime, furono affrontate dai medici dell'epoca con i pochissimi mezzi, con i pochissimi farmaci che avevano a loro disposizione, con grande spirito pionieristico, con grande spirito di abnegazione, e gettarono le basi di quella che fu poi la branca della medicina maxillofacciale e della chirurgia plastica. Quindi direi furono dei pionieri da questo punto di vista. Altrettanto importante sarà lo spaccato di storia che riguarda la medicina ferrarese in quel periodo, specialmente dopo la rotta di Caporetto. Ferrara era diventato il retrovia ospedaliero del fronte, anche perché il Veneto era zona di guerra e le strutture ospedaliere più importanti, o anche le non strutture ospedaliere, furono convertite in strutture ospedaliere per ospitare appunto i feriti che venivano dal fronte. Ricordo proprio a titolo personale che anche nella nostra casa che avevamo a Roferrarese, Villa di Roferrarese, in quell'epoca fu trasformata in ospedale di guerra e abbiamo ancora documentazioni, fotografie di malati, di feriti che si affacciano ai balconi e che girano nel giardino della villa. Ovviamente era un ospedale, anche quello un ospedaletto, perché ovviamente è una casa, una villa, ma certamente non ha le dimensioni della Villa del Seminario. A proposito di Villa del Seminario, era un'altra struttura che era stata messa a disposizione dal cardinale vescovo di Ferrara, cardinal Boschi, ed era stata concessa per questa struttura ospedaliera, che era diretta dal professor Boschi, che era un parente appunto del cardinal Boschi. Il professor Boschi è molto importante perché era un socio dell'Accademia delle Scienze e negli atti dell'Accademia delle Scienze del 1916 proprio si decise di istituire una specie di incontri, di conversazioni fra medici sulle problematiche che derivavano dalle ferite dei soldati durante
gli eventi appunto della prima guerra mondiale e della grande guerra. Quindi poi fra l'altro la villa del seminario è importante anche perché in quell'epoca, ricordo, furono ricoverati, era una struttura per malati nervosi, per malattie nervose, furono ricoverati come militari De Chirico, Carrà, il fratello di De Chirico, Savinio, che poi e lì, che fra l'altro poi riuscirono a intessere in quel periodo delle relazioni anche con Filippo Tibertelli De Pisis, il pittore De Pisis, la sorella e così via, e lì poi si creò il primo nucleo di quella che fu la scuola metafisica e che proprio sorse qui nel territorio ferrarese, ma questa è un'altra storia. Quindi adesso, prima di dare la parola ai relatori, mi soffermo su un breve curriculum. Prego i relatori, quando verranno chiamati, di alzarsi un momento in piedi in modo che possano essere inquadrati anche per il pubblico che appunto assisterà a questa trasmissione. Dottor Lorenzo Cappellari, che ringrazio, due parole sul suo curriculum. E si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Ferrara nel 1984, ha conseguito la specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso presso l'Università di Ferrara e la specializzazione in chirurgia toracica. E dal 15 novembre 2010 presta servizio presso la chirurgia d'urgenza dell'azienda ospedaliera Sant'Anna di Ferrara e dal settembre 2014 è titolare dell'incarico di particolare qualificazione professionale chirurgia d'urgenza nel paziente geriatrico. È stato professore a contratto nella scuola di specializzazione in chirurgia generale e chirurgia toracica dell'Università di Ferrara. Ha svolto un'ampia attività scientifica, ha partecipato a 192 corsi, autore di numerose pubblicazioni, e comprensive anche di argomenti di storia della medicina e chirurgia. È stato volontario della Croce Rossa Italiana dal 1 gennaio 1988 al 1998, è rientrato da ottobre 2006 nella Croce Rossa Italiana, arruolandosi nel Corpo Militare, ove ricopre il ruolo di ufficiale medico col grado di primo capitano. Collabora attualmente con la Prefettura di Ferrara come ufficiale medico del Corpo Militare e all'Organizzazione dell'Assistenza Sanitaria delle Forze Armate per la bonifica degli ordigni esplosivi residuati bellici. È iscritto all'Associazione Culturale Picco Cavalieri di Ferrara e in questo ambito si occupa di ricerca nell'ambito della storia della medicina civile e militare ed è autore di varie pubblicazioni nel campo della storia della medicina e chirurgia di guerra. Questo in sintesi il nutrito curriculum del dottor Cappellari. Arriviamo alla dottoressa Ilaria Pezzini, che ringrazio ovviamente per la sua partecipazione, che è direttore della unità operativa di chirurgia plastica presso l'Università di Ferrara, azienda ospedaliera USL di Ferrara, e ha il diploma di specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica presso l'Università di Parma, è specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale all'Università di Ferrara, ha partecipato a numerosi corsi ESO, della Scuola Europea di Oncologia diretti dal professor Ugo Veronesi e sulla ricostruzione mammaria, è stata relatrice al 41esimo Congresso Nazionale di Chirurgia Plastica di Genova nel 1992 su mastectomia sottocutanea e ricostruzione immediata, è stato dirigente medico di primo livello di chirurgia plastica nell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara fino all'ottobre del 2018 e attualmente appunto è direttore facente funzioni della stessa chirurgia plastica e ha partecipato a una missione umanitaria in Pakistan presso l'ospedale di Lahore per ricostruzioni chirurgico-plastiche, è professore a contratto di chirurgia plastica, è stata alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia e alla facoltà di odontoiatria nel 2004 e nel 2005 e nel 2003-2004 è stato professore a contratto di chirurgia plastica presso la scuola di specializzazione chirurgia maxillofaciale dell'Università di Ferrara.
ha fatto effettuato numerosi lavori e pubblicazioni ed è membro di numerose società medico-chirurgiche e, come dicevo, dal 1 novembre del 2018 è direttore della chirurgia plastica azienda ospedaliera Università di Ferrara. Il dottor Manlio Gallier, che ringrazio per la sua presenza e la sua collaborazione, è direttore della struttura complessa di chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, specialista in odontostomatologia e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Bologna, specialista in chirurgia maxillofacciale, Università degli Studi di Ferrara e specialista in otorinolaringoiatria, sempre presso l'Università degli Studi di Ferrara. Ha condotto come primo chirurgo oltre 2.000 interventi di chirurgia cranio-maxillofacciale, con particolare interesse ai piccoli pazienti affetti da gravi malformazioni cranio-facciali congenite. È stato professore a contratto di chirurgia maxillofacciale presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillofacciale dell'Università degli Studi di Ferrara dall'anno accademico 2003-2004, è titolare di insegnamento per la disciplina della chirurgia maxillofacciale per le scuole di specializzazione in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria, ortognatologia, oculistica e neurochirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara, è autore di circa 70 pubblicazioni in campo cranio-maxillofacciale, pubblicate su riviste nazionali ed internazionali, ha tenuto numerose relazioni in corsi e congressi nazionali e internazionali, sempre nel settore di competenza, ed è organizzatore di circa 70 tra corsi, congressi e conferenze in campo cranio-maxillofacciale. Dottor Stefano Mandrioli, che ringrazio anche lui per la sua presenza e collaborazione a questo pomeriggio, è laureato in medicina e chirurgia nel 1992 presso l'Università degli Studi di Ferrara, si è specializzato nel 1998 in chirurgia maxillofacciale presso l'Università degli Studi di Ferrara, è dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. È autore di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e nazionali, sempre sul tema della chirurgia maxillofacciale, ed è relatore a congressi nazionali e internazionali sulla stessa materia. Veniamo alla dottoressa Valente, Luisa Valente, che ringrazio anch'essa per la sua presenza, laureata con lode in medicina e chirurgia nel 2012 presso l'Università di Roma Tor Vergata, ha conseguito la specializzazione in chirurgia maxillofacciale con lode presso l'Università degli Studi di Parma, vincitrice del premio Boari Medini del 2017, è stata assegnata assignista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico-Specialistiche dell'Università degli Studi di Ferrara nel 2020. Dal dicembre 2020 è dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara e autrice di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. Ed infine il dottor Donato Bragatto, che saluto e ringrazio, nato a Ferrara, laureato all'Università degli Studi di Ferrara in materie letterarie, indirizzo storico contemporaneo, si dedica da anni alla ricerca storica con particolare attenzione alle vicende legate alla Grande Guerra e alla sua memoria, è collezionista di memorie, di ricordi e di emozioni, è socio fondatore e presidente dell'Associazione Culturale di Ricerche Storiche Pico Cavalieri di Ferrara. Ha curato e ha collaborato a varie mostre, tra le quali Ugo Sani, la condotta morale della truppa nella Grande Guerra e la recente Pico Diodati Cavalieri, la sua città, le sue guerre. Ha curato varie iniziative culturali sulla Grande Guerra, tra le quali 1915-1918, Guerra e Sanità Militare, un confronto con i nostri giorni, e la guerra in trincea, la vita del soldato al fronte. È ideatore, assieme ad Enrico Trevisani, delle serate storiche sulle tracce della Grande Guerra, che consistono nella presentazione di libri, conferenze, proiezioni di filmati e documentari. Ha pubblicato numerosi saggi e volumi, più recenti dei quali sono Mario Paledrelli, biografia di un celebre sconosciuto, studio su Caporetto di Pierluigi Casati, 1919, Ugo Sani, la condotta morale della truppa nella Grande Guerra, memorie di un generale di corpo d'armata.
e molte altre pubblicazioni. A questo punto non mi resta che ringraziare ancora tutti i relatori di questo convegno per la loro collaborazione e per la loro invita partecipazione, e auguro a tutti buon lavoro. Do la parola al dottor Lorenzo Cappellari, che introdurrà con la prima relazione. Grazie. Grazie signor Presidente, ringrazio l'Accademia delle Scienze per questo importante appuntamento e della disponibilità per averlo potuto organizzare. Permetto schermo, sì. schermo pieno. F5. Ah, F5, ok, scusate. Benissimo, cercherò di andare in fretta in modo da poter lasciare lo spazio a tutti per poter parlare. Io mi faccio sempre cominciare queste relazioni, queste chiacchierate, facendo un paragone tra quello che era la nostra sanità al giorno d'oggi, di cui purtroppo nell'ultimo anno abbiamo avuto una grande diffusione di immagini su tutte e tutti, su quello come sono le sale operatorie, il soccorso, i farmaci che abbiamo a disposizione e le terapie intensive. Penso che tutte le sere abbiamo immagini di questo tipo. E qual era la situazione nel 1914-18, il tempo della Prima Guerra Mondiale? Le sale operatorie erano spesso sale operatorie di fortuna, come veniamo qui alloggiate in una camera di hotel, il soccorso era quello, le medicine che avevamo a disposizione era l'aspirina e la tintura di iodio, non c'erano chiaramente gli antibiotici, non esistevano, e questa qui in basso a destra poteva essere la terapia intensiva, tanto per renderci conto. E bisogna proprio, penso che sia questo lo spirito di tutto il convegno, capire proprio il paragone tra oggi e quello che era, e quello che fecero i pionieri di queste discipline con quello che avevano a disposizione. Ho scelto questo termine, le guerre cassé, perché fu un colonnello francese a coniare questo termine, come vedremo dopo. L'iconografia, i quadri sopra i mutilati della Grande Guerra sono stati tantissimi, tantissimi dipinti che hanno rappresentato le immagini, purtroppo gli orrori di questa vicenda epocale che ha segnato senz'altro il XX secolo e di cui ancora oggi portiamo le conseguenze nella storia mondiale odierna di quegli avvenimenti. Già Ippocrate disse: chi vuole fare il chirurgo si accodi all'esercito e lo segua, perché lì potrà avere la casistica per poter mettere le tecniche. Ecco, rapidamente, i numeri della Grande Guerra sono stati veramente imponenti. Quando scoppiò ci furono quasi 6 milioni di mobilitati in Italia, le classi dal 1874 al 900, ricordiamo i ragazzi del 99. La Grande Guerra fece veramente un disastro, circa 800.000 morti proprio per cause dirette, gli ammalati furono 2 milioni e mezzo di questi feriti. Qui possiamo vedere come la metà dei soldati morì per malattia, quasi la metà dei morti fu per malattia e una percentuale un po' più superiore per le ferite causate. Ci si rese conto immediatamente che la Grande Guerra era qualcosa di diverso dalle guerre precedenti, per l'impatto delle nuove armi sul corpo dei soldati. Infatti, mentre nelle guerre precedenti circa il 20% dei soldati che attaccavano venivano colpiti, morti o feriti, nella Grande Guerra abbiamo raggiunto delle punte di un soldato su due. Quando c'era un attacco, un soldato su due moriva o veniva ferito, soprattutto sul fronte caseo, quindi un impatto veramente devastante e notevole. Dopo la guerra ci furono quasi 500.000 soldati che subirono le menomazioni, mutilati, invalidi, ammalati, che non si ripresero più,
E per le loro famiglie veramente la guerra non aveva mai termine. Ecco, vediamo questo quadro di Otto Dix, dove vediamo un mutilato, reietto praticamente da tutti, tutti scappano da lui, questa è stata la sorte purtroppo di molti. I civili anche loro, per cause dirette o indirette della Grande Guerra, si stima che quasi 1 milione di civili italiani morirono per le cause dirette e indirette della Grande Guerra. Ricordiamo le donne che presero il posto degli uomini nelle fabbriche, nei campi, al lavoro, e anche qui per cause indirette della guerra dobbiamo metterci gli infortuni sul lavoro, le malattie, soprattutto coloro che lavoravano a contatto delle sostanze chimiche per la produzione delle munizioni e degli ordigni in genere della Grande Guerra. Nella Grande Guerra la chimica, la fisica, la tecnica fecero delle grandi, dei grandi passi avanti, vennero prodotte armi terribili. Potete vedere i proiettili grandi come gli uomini, la mitragliatrice che veniva vista di malocchio dagli ufficiali superiori dell'epoca. Poi quando ci si rese conto che 2 mitragliatrici ben piazzate potevano fare fuori 300-400 soldati durante un attacco, le cose cambiarono. Arrivarono i lanciafiamme, quindi tutte queste armi produssero delle lesioni, produssero un impatto sul corpo del soldato che probabilmente non ci si aspettava e non si era preparati. I chirurghi allora, vediamo, erano i chirurghi militari, operavano, i chirurghi dell'epoca, diciamo, operavano a tutti i livelli, diciamo, dalla testa ai piedi, passando per tutto il corpo, diciamo, e già allora c'erano a disposizione delle tecniche che con l'aggiornamento della meccanica, della chimica, della fisica, della tecnologia sono arrivate fino ai giorni nostri. Nella Grande Guerra iniziò la specializzazione, cioè si cominciò a capire che certi tipi di patologie dovevano affluire tutti in un ambito ben determinato e dovevano essere curati sempre dagli stessi medici. Questo soprattutto negli ospedali di retrovia, perché chiaramente nei posti di medicazione avanzata si faceva il triage e poi i pazienti venivano, come si diceva col termine che usavano loro, sgomberati negli ospedali di retrovia. Quindi cominciarono a instaurarsi i reparti oftalmici, neuropsichiatrici, dermosifilopatici, stomatologici. Ecco, per esempio, questo è un esempio di come in un ospedale di Schio affluirono tantissimi feriti al cranio che venivano curati da questo dottor Agostinelli. Quindi si cominciò, così come ci fu un ospedale che raccoglieva i feriti al torace, ecco che si vanno a formare le specializzazioni. Io amo sempre citare il diario medico del dottor Gregorio Soldani, che se uno volesse capire come era la medicina di allora, il dottor Gregorio Soldani era un primario medico ormai in pensione che partì per la Grande Guerra perché voleva dare una mano, voleva aiutare, scrisse giorno per giorno quello che gli capitava. Quindi in questo diario c'è veramente la vita di un medico in un ospedaletto del Carso, quindi trovarlo, io l'ho letto, veramente uno si fa proprio un'idea di quello che succedeva. Chiaramente allora non c'erano gli antibiotici, le tecniche radiologiche erano primordiali, soprattutto a ridosso delle prime linee, lo shock non si poteva mettere cateteri venosi centrali, non c'era la terapia intensiva, i feriti venivano evacuati come e quando, non si sa bene in che modo, in che tempistiche dei campi di battaglia, e soprattutto il problema principale che si venne a verificare in quel periodo, fu l'afflusso massiccio in poco tempo di tanti feriti gravi in un unico punto di medicazione. Appunto il chirurgo russo Pirogov appunto definì già nel 1800 che la guerra cos'era, nient'altro che un'epidemia di traumi. Epidemia, purtroppo in questi tempi sappiamo bene cosa significa. Ecco, vediamo una foto dove vedete tanti soldati ammassati in attesa di entrare al posto di medicazione appoggiati su barelle come era. Ecco. I feriti potevano rimanere tantissimo tempo nel campo di battaglia senza poter essere evacuati, a contatto con elementi altamente inquinanti, e già questo Pierre-François Percy, che era un chirurgo di Napoleone, aveva già capito che un trasporto malfatto era peggio della ferita stessa. Quindi sono i primordi del 118. Vedete, poi già si cominciava a fare il triage militare a quell'epoca, per cui i feriti, il triage militare, prima si curavano i feriti che potevano riprendere a combattere,
gli altri per quanto possibile venivano sgomberati, proprio un termine che usavano loro, verso gli ospedali di retrovia, con il famoso camion Fiat 15 Ter, che lo chiamavano il mulo, perché era un camion che con i suoi 20 km all'ora arrivava dappertutto, poteva portare 6 barelle. Vi lascio immaginare cosa poteva essere un trasporto con un camion del genere di feriti gravi. Purtroppo molti arrivavano cadaveri negli ospedali di destinazione. Dicevo, non c'erano gli antibiotici. Noi arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale con i sulfamidici, il Prontosil e Streptosil, quindi i medici del 15-18 non avevano nulla dal punto di vista farmacologico, inteso come inteso, per curare i pazienti. Cosa si faceva? Si facevano le medicazioni, si medicavano con tutto quello che era possibile, la tintura di iodio, l'ipoclorito di calcio, il liquido di Karl Dyck, che non è altro che la mucchina, ipoclorito di sodio. Quindi i pazienti venivano medicati per settimane. Lo potevi fare sulle gambe, sugli arti, sulle braccia, sull'addome, ma pensate cosa poteva essere una medicazione su una ferita del volto, su un disastro sul massiccio facciale. La tintura di iodio viene inventata da Crossich, che è un medico italiano, e tintura di iodio e aspirina non potevano mancare mai nello zaino del soldato. Le casistiche ci dicevano che il maggior numero di feriti erano quelli agli arti, e poi arrivavano i feriti del cranio e i feriti della testa. Perché? Perché nelle trincee ci si sporgeva, quando si usciva venivi colpito subito alla testa, alla parte superiore, quindi bombardamenti. Pensate che nella Grande Guerra c'erano delle trincee che distavano, le due trincee nemiche, qualche decina di metri l'una dall'altra, bombardamenti e tutto il resto. Ecco, questo mio figlio che indossa i vari, questi erano gli elmetti che venivano usati. Pensate che all'inizio della Grande Guerra i soldati non avevano, nei primi anni non c'erano gli elmetti, dopo si cominciò a capire che almeno un minimo di protezione, non certo dai proiettili, ma dalle schegge di pietra, dalle schegge delle bombe, qualcosa potevano fare. Questi sono quelli che li avrete visti tantissime volte nei film, che erano nelle varie. Ecco, arriviamo alle facce rotte, le cassè. Questo è Yves-Émile Picot, che dopo un attacco venne gravemente ferito a Corbéry nel 17, sopravvissuto alle ferite, fondò questa associazione dei fanti, dei soldati feriti al volto. Voi pensate cosa poteva essere una ferita al volto in quell'epoca, soprattutto chi aveva la fortuna, si può far per dire, di sopravvivere con il volto, aveva una lunghissima convalescenza, dolori, compromissioni degli organi di senso. L'aspetto che aveva gli pregiudicava l'ingresso nella società, nella famiglia, del mondo del lavoro. Era veramente un dramma, tant'è che tra i feriti al volto si è registrata la più alta percentuale di suicidio tra tutti i feriti della Grande Guerra. Iniziarono le grandi scuole della chirurgia maxillo bucco facciale e plastica nel mondo. Qui iniziarono, qui lascio la scuola chirurgica bolognese ai colleghi che mi seguiranno dopo, qui del professor Beretta e del professor Cavina, che veramente questi chirurghi fecero veramente miracoli con quello che c'era a disposizione. Tanto per dire, i fili di sutura erano il lino, la seta e il catgut. I fili, come li intendiamo al giorno d'oggi, arrivarono nel dopoguerra, quelli un po' più sofisticati, erano quelli i fili. E poi tutti i materiali, non voglio entrare nel merito, ci pensano i colleghi dopo a spiegare questo. Io vi vorrei parlare invece della scuola anglosassone, perché ho avuto la fortuna di avere molto materiale su Sir Harold Gillis, che è uno anche questo dei maestri della chirurgia buccofacciale e plastica. Questo chirurgo è stato il pioniere dei trapianti di pelle, che sperimentò nel suo ospedale al Queen Mary's Hospital di Sidcup nel Kent. Io ho avuto la fortuna di conoscere il mio collega amico, il dottor Fabrizio Cecaro, che è un cardiologo che lavora nella zona di Londra e lavora anche nella Queen Mary's Hospital di Sidcup, e mi ha fornito, lo ringrazio tanto, penso che mi ci stia ascoltando dall'Inghilterra, mi ha fornito tantissimo materiale su questo chirurgo,
Tutte queste immagini sono esposte in maniera permanente al Queen Mary's Hospital di Sidcup, appunto nel Kent. Ecco, Gillis era un neozelandese che, come tutti i rampolli dell'epoca, andò a studiare in Inghilterra, frequentò Cambridge e si laureò in medicina. Nella sua esperienza professionale frequentò degli altri centri importantissimi in Francia, che sono quello di Hippolyte Morestin, che era definito il padre delle bocche, chirurgo maxillofacciale e odontoiatra francese, e Auguste Valadier. Quindi si formò, vedete qui Auguste Valadier, anch'esso in divisa, perché chiaramente anche lui partecipò come medico alla Prima Guerra Mondiale. Terminata la sua formazione, a Gillis, all'età di 33 anni, venne affidato un reparto di chirurgia a Aldershot, quindi al Cambridge Military Hospital. Aldershot è una cittadella militare situata nell'Hampshire e viene chiamata la casa dell'esercito britannico, qui può essere un po' tipo la Cecchignola di Roma, dove c'erano c'erano centri di formazione, centri di addestramento, tutto. E qui lui cominciò a lavorare sulle ferite del volto, proprio sui soldati che arrivavano dalla fronte, perché come si dice dalla fronte, e con due chirurghi odontoiatri e un anestesista, il dottor Wade. Ecco, qui vediamo il dottor Gillis nella sua, quello che chiamava il Plastic Theater del suo ospedale, con i suoi collaboratori. Chiaramente ci sono le infermiere della British Red Cross, e ho chiaramente è tutto bianco e nero, la Grande Guerra era stata una guerra in bianco e nero. Qui abbiamo una rievocatrice, Giorgia Pitton, che fa parte di un gruppo di rievocazione storica che io ho conosciuta. Questa era la divisa delle, come vedete a colori, la divisa delle infermiere di Croce Rossa inglesi. Nell'ospedale di Gillis arrivarono tantissimi feriti. Voi pensate che solamente nella grande battaglia della Somme, che è stata una battaglia imponente del fronte occidentale, il fronte occidentale è stato spaventoso, era il fronte di Orizzonti di Gloria, di Stanley Kubrick, di tanti libri, di questo libro che chi volesse anche qui rendersi conto com'era la vita, questo Ernst Jünger pubblicò questo libro, questo ufficiale tedesco sul fronte occidentale e il fronte della Somme, di Verdun, eccetera, e questa battaglia veramente sanguinosa che durò nel luglio-novembre 1916, ci furono tantissime perdite tra alleati, vedete 150.000 tra gli alleati e altrettanti tra i tedeschi, eccetera, per guadagnare 10 km di territorio nemico. 300.000 persone morirono per 10 km di territorio. Più di 2.000 feriti arrivarono, quindi durante questa battaglia arrivarono tantissimi feriti e lui purtroppo, bisogna dire, fece casistica in questo caso. Ecco. Con lui lavorava anche il Henry Tonks, che era un chirurgo che abbandonò la professione per dedicarsi alla pittura. Henry Tonks cominciò a dipingere i volti dei soldati prima e dopo la cura, oltre a tutte delle immagini dell'attività di Gillis a in quell'ospedale. Ecco qua, vedete un'immagine di soldato, lì il fatto c'era proprio ritrarre anche i colori. Qui vediamo un ragazzo di 23 anni ferito nella battaglia della Somme che venne operato e trattato da Gillis. A un certo punto ad Aldershot non ci stavano più, si sono dovuti trasferire, hanno ingrandito l'ospedale, sono arrivati nel Sidcup, al Queen Mary's Hospital, e a un certo punto questo ospedale durante la guerra arrivò ad avere 1.000 letti, per cui lì affluivano tutti i feriti di questo tipo e anche altri, perché Gillis voleva che lì affluissero tutti i soldati feriti del Commonwealth. Quindi arrivarono con 1.000 letti, oltre come essenziali. E lì arrivarono anche tantissimi medici e infermieri da tutto il Commonwealth, quindi l'equipe australiana, l'equipe neozelandese, l'equipe inglese, con tutto il loro apparato logistico di infermieri, di addetti, eccetera. Questo è l'anestesista, il dottor Wade, anche lui pioniere dell'anestesia, e qui vediamo che lavoravano con la famosa posizione seduta che ancora oggi usano i neurochirurghi, non so se anche voi marcillofacciali la usate anche voi, perfetto, perché vedete qui un ingrandimento, dottor Wade che lavora con la maschera, stilando cloroformio o etere, perché l'anestesia era quella, cloroformio o etere gocciolato su una maschera. La posizione seduta impediva la caduta della lingua e il soffocamento del paziente, però
come controaltare esponeva il personale anch'esso all'inalazione, quindi c'era una certa sonnolenza a un certo punto in quella sala operatoria. Arrivano altri due pionieri con Gillis, arriva il dottor Magill, il dottor Robotham, e qui abbiamo le basi, cominciamo con l'anestesia endotracheale in maniera da isolare il paziente. Quindi la pinza di Magill la conosciamo tutti perché c'è ancora nelle nostre sale operatorie, i tubi di Magill, anche questi. Quindi vedete proprio la pionieristica delle scienze chirurgiche anestesiologiche che purtroppo la Grande Guerra ha portato avanti. Questo è lo studio, con Gillis c'erano dei fotografi, quindi anche lui fotografava prima, dopo. Questa è la sua tecnica degli innesti tubulari, di cui parleranno i colleghi dopo, io l'accenno solamente. Una particolarità: nel reparto non c'erano gli specchi, quindi lo studio prima del paziente. Ecco. Anche qua vedete, c'erano degli scultori che facevano dei modelli in cera per poter diciamo programmare al meglio l'intervento. Questo è uno degli scultori, Tom Kelsey. Chiaramente c'erano gabinetti radiologici dedicati, c'erano laboratori per la produzione delle protesi, di quanto serviva alla chirurgia, e poi anche il reinserimento del ferito nella società attraverso la cosiddetta terapia occupazionale, quella che il Boschi metteva in atto nella casa villa del seminario per recuperare i soldati affetti da sindrome post-traumatica di guerra, la terapia occupazionale. Una cosa particolare, confezionavano i peluche i soldati, vedete fino sopra. Questo è il libro, un caso del dottor Gillis, e il suo testo pubblicato nel 1920. L'altro maestro è questo cecoslovacco, František Burian, 6 anni di servizio militare, prima con la guerra balcanica e poi dopo con la Grande Guerra. Chiaramente lui era arruolato dalla parte avversa, nell'esercito austro-ungarico. Anche lui fece una grande esperienza fino durante negli ospedali della Grande Guerra, e affinò anche lui la sua tecnica con la tecnica Lembi, eseguì i primi interventi per le malformazioni del volto, e al Jelitsk Institute di Praga venne poi aperto proprio un reparto come status indipendente. Quindi anche František Burian ha applicato la grande esperienza che si è fatto in guerra. Ecco, nel dopoguerra si viene a creare un proprio esercito di mutilati, quindi anche la tecnica protesica fece grandi passi, e anche qui alle protesi al volto si cominciò a parlare di questo, sostituire quello che si era perso con delle protesi. E parlo di questo scultore Wood, che in Inghilterra creò proprio un laboratorio. Lui diceva: il mio lavoro inizia dove il lavoro del chirurgo è finito. Si creava un calco in gesso, veniva modellato poi sopra un supporto di plastilina, e alla fine con una placca di rame sottilissima veniva modellato. Anche qui non c'era il colore delle fotografie, quindi gli ultimi tocchi venivano proprio fatti sul volto del ferito. Stessa cosa fece questa scultrice che seguì il marito con la Croce Rossa americana in Francia, incontrò Wood, e questa Anna Coleman Ladd aprì anche lei uno studio per confezionare le maschere e le protesi del volto. Ecco, potete vedere questo povero soldato, se mai poteva andare purtroppo in giro, conciato in questo modo, poveretto, quanti erano messi così, e lei con queste protesi dava un aspetto anche per quello che poteva essere così minimo. Ecco, queste maschere venivano applicate come facciamo noi con queste qua, attaccate alle orecchie oppure sui supporti degli occhiali. Ecco, qui c'è, in questo sito si può vedere dei filmati dove Anna lavora e confeziona e prova le maschere sul volto dei pazienti. Questa è una foto di Harold Gillis, ritratto all'età di 74 anni, nel 56. Gillis non era molto d'accordo sulle maschere, proprio in estrema razio, in estrema, proprio perché lui diceva che era il chirurgo che doveva cercare di ripristinare il volto del paziente al più possibile. Bene, io ho fatto una carrellata velocissima e lascio spazio ai colleghi su quella che era proprio la situazione dell'epoca. Sicuramente c'è chi dice che le guerre non hanno portato nessun vantaggio nelle tecniche chirurgiche. Io penso che purtroppo invece in questo caso, ma come in tanti altri, la guerra ha portato, con l'enorme casistica che si aveva, soprattutto il triage,
le tecniche chirurgiche. Pensate che nella Grande Guerra i tedeschi cominciarono a usare delle protesi vascolari con tubi di magnesio per vicariare i vasi. Insomma, questo era il quadro e come lavoravano questi pionieri e maestri di allora. Le fonti consultate poi, vi ringrazio con questa, vi saluto, grazie per l'attenzione, con questa frase di Bertolt Brecht, dove diceva che alla fine tra vincitori e vinti il popolo faceva la fame lo stesso. Grazie per l'attenzione, lascio il posto. Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito all'Accademia delle Scienze di Ferrara, per il quale devo ringraziare in particolare il dottor Cappellari che ha coinvolto noi colleghi di queste specialità. Lui ha già fatto una relazione molto esauriente, la mia sarà un po' più breve e più focalizzata su alcune metodiche chirurgiche utilizzate nel passato e che sono tutt'oggi ancora in auge. Fin dal Medioevo noi sappiamo che c'era un'usanza di mutilare adulteri, ladri, malviventi a scopo punitivo. E questo aveva stimolato i chirurghi o i cerusici dell'epoca, perché molte volte, come sappiamo, non erano proprio medici che intraprendevano la chirurgia, ma erano questi famosi cerusici, a trovare soluzioni ricostruttive. Le ferite da guerra si sono rivelate ovviamente molto più devastanti delle ferite da taglio che venivano inflitte, in quanto aggiungevano con l'impatto più distruttivo sui tessuti una devastazione che sicuramente richiedeva anche ricostruzioni di altro tipo. Federico da Montefeltro era un'immagine così per ricordare una delle mutilazioni insomma eseguite a scopo punitivo. La chirurgia plastica trova nelle sue espressioni più moderne radici molto lontane, nate all'epoca, nell'epoca in cui vi era l'esigenza di ripristinare almeno parzialmente la funzione e l'estetica di un corpo martoriato. Per cui è importante ricordare questi tipi di lembi, il lembo indiano frontale, detto anche frontale italiano brachiale, che hanno trovato un ampio impiego soprattutto nelle ricostruzioni della regione nasale negli esiti di ferite di guerra. E parlando un po' più in particolare di questi metodi, il metodo indiano era stato descritto da un chirurgo già nel 700 avanti Cristo, ripreso poi nel 1440 avanti Cristo ed era già conosciuto dai romani. È stato ad opera di un chirurgo inglese, un certo Carque, che nel 1794 pubblicò su Gentleman's Magazine, una rivista dell'epoca, una ricostruzione di naso avvenuta in un soldato britannico ed effettuata in India. E questo lembo, c'è da dire che con opportune modifiche, è tuttora molto utilizzato. E questo chirurgo, Carque, andò personalmente in India a vedere come funzionava, come si faceva questo lembo. Vedete nelle immagini, non so se c'è una maniera per fare... Comunque, il lembo praticamente veniva disegnato
utilizzando quello che oggi chiameremo tipo template, cioè facevano con una foglia di metallo, disegnavano la forma della parte da ricostruire, veniva posizionata sulla fronte e fatte le incisioni lungo questo calco, diciamo. Quindi ti ringrazio. Questo? Ok, lo faccio puntare qua. Ecco, la caratteristica di questo lembo era che veniva scolpito sulla fronte e manteneva però una connessione a livello della radice del naso, che era quella che gli portava l'apporto di sangue necessario alla sua sopravvivenza. Di conseguenza veniva ruotato a coprire il gap che si era creato e residuava una cicatrice medio frontale di questo tipo. Dopo negli anni non mi sono dilungata a farvi vedere altre immagini, però negli anni si è molto affinata questa tecnica, per cui attualmente si usa ancora, ma con altre prerogative, insomma, lasciando ancora meno esiti cicatriziali. E per quanto riguarda invece il metodo italiano, era stato già descritto nel XV secolo a Catania dai fratelli Branca, che erano due chirurghi che utilizzarono invece la cute del braccio compresa tra la spalla e il gomito. Questa cute veniva mantenuta connessa al braccio da un lato, mentre dall'altro lato veniva portata nella zona da ricostruire. Questo metodo fu affinato poi da un medico bolognese, Gaspare Tagliacozzi, che poi alla fine ha dato il nome, diciamo, a questo lembo. Anche qui vediamo nel disegno alla rovescia, veniva inciso il lembo, mantenuto un lato di connessione al braccio, l'altro lato veniva portato nella zona da ricostruire e tramite una rudimentale medicazione mantenuto in sede per circa 20-25 giorni fino all'attecchimento totale. Dopodiché veniva distaccato e modellato. Credo che ci sia qualche foto, forse l'abbiamo già passata, ecco, forse qui. No, non la trovo. Comunque praticamente a distanza di tempo si aveva un effetto certamente non esteticamente perfetto, in quanto se dovessimo impostare oggi una ricostruzione di un naso dovremmo tener conto di porre una fodera, un supporto osteocartilagineo, una copertura esterna. Lì chiaramente avevano questi buchi che dovevano in qualche modo riparare, quindi era già una grossa cosa farlo in questo modo. Un altro distretto del volto particolarmente colpito dalle ferite di guerra è sicuramente stato il labbro, dove risultava importante ripristinare la continenza salivare, alimentare e la capacità mimica e fonatoria. E quindi la cosa più importante da ripristinare era un po' la funzione del muscolo orbicolare, che è quel muscolo che praticamente ha una forma ovale e sta tutto attorno al labbro. Qui, a proposito di Gillis, vediamo un lembo che aveva descritto lui: dalla guancia veniva fatto scorrere per chiudere per esempio questo gap cutaneo. Anche la zona oculopalpebrale e l'orecchio avevano necessità di essere ricostruite molto spesso, ed è a quell'epoca che vennero fatti i primi innesti di cartilagine costale e di cute presa a distanza. Qui si vedono ancora alcune immagini che già forse ha fatto vedere anche il dottor Cappellari, di questi lembi tubulati. In pratica il lembo tubulato non era altro che un lembo che veniva arrotolato su se stesso e lasciato in questa forma per un certo numero di giorni, in genere 20-21, perché questo aumentava la sua capacità vascolare. Quindi una volta ottenuto l'attecchimento dal lato in cui andava portato,
si otteneva anche, si poteva fare il modellamento di questo lembo tubulato. Tutte le ricostruzioni facciali che venivano fatte all'epoca si basavano su principi che in parte modificati sono ancora oggi validi. La plastica veniva eseguita a scopo cosmetico funzionale per correggere cicatrici, deformità o ripristinare organi distrutti, sia pure parzialmente. Le condizioni di buona vascolarizzazione dei tessuti facciali garantivano la buona riuscita degli interventi. Difatti il distretto facciale è molto vascolarizzato, quindi questo consente il buon attecchimento di tessuti trasposti. E inoltre la restaurazione facciale andava tentata solo quando era scomparsa ogni traccia di suppurazione della ferita, quindi un criterio valido tutt'oggi che è quello di non andare a operare su una ferita infetta, perché altrimenti questo già inficerebbe in partenza il buon risultato. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Buon pomeriggio a tutti. In realtà io farò solamente una breve introduzione per i miei collaboratori. Innanzitutto ringrazio il dottor Scutellari, presidente dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, per l'ospitalità, e il dottor Cappellari per l'organizzazione di questo convegno veramente molto interessante. La chirurgia maxillofacciale è una specialità relativamente giovane, che negli ultimi anni però ha avuto uno sviluppo notevole, tumultuoso, grazie al supporto delle più recenti innovazioni scientifiche e tecnologiche. Ma questo ritorno al passato è decisamente interessante, in quanto tutte le metodiche ricostruttive che abbiamo affinato, che sono disponibili oggi, hanno avuto il loro inizio, come è stato ripetuto anche dai miei colleghi prima, durante la prima guerra mondiale, quando i sanitari dell'epoca si sono trovati di fronte a lesioni che non erano mai state viste prima. E come ha riportato la dottoressa Pezzini, però i principi di quelle ricostruzioni nella nostra modernità sono rimasti sempre gli stessi. E nel testo di presentazione di questo convegno ed anche nella presentazione del dottor Cappellari è riportata una frase da questo libro, Niente di nuovo, sul fronte occidentale, una frase di grande impatto del giovane Paul Baumer, e che diceva: vediamo uomini senza bocca, senza mandibola e senza volto. E questo descriveva veramente cosa succedeva durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo libro viene considerato uno dei più grandi libri mai scritti sulla carneficina della Grande Guerra, e dove i sogni di un'intera generazione vennero distrutti sotto le bombe. E sempre da questo libro un altro dialogo tra due protagonisti mi aveva colpito. E durante una notte in trincea al fronte dicevano: siamo due uomini, due minuscole scintille di vita, e fuori è notte e regna la morte. Noi le sediamo accanto, minacciati e nascosti. Cioè, secondo me queste poche parole rendono effettivamente che cosa succedeva a livello umano nei soldati che si trovavano di notte in una trincea sotto le bombe, sotto le cannonate. E dopo questo breve excursus letterario, ho quindi il piacere di introdurre il dottor Stefano Mandrioli e la giovane dottoressa Luisa Valente,
che sono dirigenti medici presso l'unità operativa che dirigo a Cona e che condivideranno con voi il materiale che hanno raccolto su questo argomento interessante. Prego, dottor Mandrioni. Buonasera anche da parte mia e ringrazio anch'io il professor Scutellari e l'Accademia delle Scienze per l'invito a partecipare a questa serata. Vorrei introdurre un po' più nello specifico quello che ha significato la Prima Guerra Mondiale nella nascita e nell'evoluzione della nostra disciplina. Come già abbiamo accennato prima, la Prima Guerra Mondiale ha comportato dal punto di vista numerico di morti e di feriti quello che nessun'altra guerra aveva provocato finora. Pensiamo che almeno 38 milioni, cifra più, cifra meno, di persone sono state colpite durante durante questo conflitto, almeno 17 milioni di morti, di cui 9 soltanto tra i militari, e almeno 21 milioni di feriti, quindi delle cifre veramente incredibili per l'epoca. In Italia, sempre secondo le statistiche, almeno 680.000 furono i militari morti e almeno 600.000 i civili. Questo perché? Perché è il periodo in cui la tecnica, la tecnologia, i nuovi concetti produttivi anche di industria e di massa cominciano a produrre una serie di nuove armi con un potenziale distruttivo enorme. Pensiamo semplicemente a quello che fu l'evoluzione militare durante questo conflitto. Compaiono le mitragliatrici con l'effetto devastante sulle truppe in attacco, le bombe a mano, gli obici cominciano ad avere calibri sempre più grandi e quindi l'effetto distruttivo è maggiore, e soprattutto compaiono i primi carri armati. Ma è anche la guerra dei gas, delle bombe, degli aspezzoni, i proiettili sempre più importanti, è la guerra degli scontri ancora all'arma bianca, con baionette a lama cilindrica, di forme e di dimensioni le più spaventose per l'epoca, ma anche l'introduzione delle mazze ferrate, per cui pensate quello che poteva succedere in uno scontro corpo a corpo quando questi strumenti venivano usati contro l'avversario. Ma è anche ancora la guerra degli attacchi all'arma bianca, dove, come diceva giustamente il dottor Cappellari prima, le trincee, le distanze tra gli avversari erano veramente minime, per cui questi attacchi che venivano portati indiscriminatamente contro l'avversario comportavano morti enormi e soprattutto un enorme numero anche di feriti. E quando questi feriti venivano poi portati nelle retrovie o nelle trincee, venivano curati in posti dove sicuramente la sterilità o la sepsi non erano la prima cosa. Per cui giù vedete un posto di primo soccorso in una trincea dove questi soldati venivano curati praticamente in mezzo allo sporco. Guerra di trincea, abbiamo detto. Pensate che, secondo le statistiche, un fante che veniva portato a combattere in trincea aveva un'aspettativa di vita media di circa 6 settimane. Solo il 5% dei morti dei militari fu vittima di battaglie in senso stretto. Tutte le altre vittime furono causa delle conseguenze, quindi delle ferite, delle amputazioni, delle deturpazioni, ma soprattutto anche delle cattive condizioni igieniche, della cattiva alimentazione, e molti furono anche vittime di quello che oggi definiamo il disturbo post-traumatico da stress, oppure il cosiddetto vento degli obici. La medicina e la chirurgia in questa fase della storia subiscono una rivoluzione e dei passi da gigante.
Perché? Perché c'è la necessità di curare in modo efficace e più rapidamente possibile i soldati feriti, sicuramente anche con una valenza di tipo etico, ma soprattutto perché questi soldati feriti dovevano essere rimandati il più velocemente possibile al fronte. Però le condizioni in cui le cure venivano prestate sicuramente non erano le più ottimali. Provate solo a pensare come poteva essere operare in una tenda da campo un militare ferito. Oppure come potevano essere trasportati, come giustamente accennato il dottor Cappellari prima, dentro un'ambulanza questi soldati. Però a fianco a questo cominciano le prime cominciano a essere messi in funzione i primi presidi ospedalieri in cui questi soldati venivano riabilitati. Nasce l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che si dedica soprattutto alla cura, alla riabilitazione con la costruzione di protesi dei soldati amputati. Presso l'Istituto Elioterapico Codivilla di Cortina d'Ampezzo si curano con l'elioterapia i militari, ma soprattutto nasce anche all'interno dell'Istituto Stomatologico Italiano di Milano un reparto che si dedica alla riabilitazione dei malati con ferite al volto. Non mi soffermo più di tanto perché ne ha già parlato il dottor Cappellari, però nasce anche assieme a Gillis e alla LAD e a Wood, diciamo, una sorta di intuizione artistica. Questi sono artisti che, soprattutto chiaramente la Wood e l'AD, che si dedicano alla, alla ricostruzione artistica con pennello, con la cera, con le impronte di questi malati, cercando di restituire il più possibile un aspetto morfologico il più accettabile possibile, ma anche una funzione che potesse risultare accettabile. Dal punto di vista della struttura, organizzazione della nostra sanità, occorre dire che al momento dell'entrata in guerra dell'Italia la Croce Rossa italiana disponeva di circa 9.500 infermieri, 1.200 medici, con circa 209 tra apparati logistici come ospedali territoriali, attendamenti, autoambulanze e treni ospedale. L'esercito invece aveva una cifra molto più esigua di personale medico. Nel 1915 gli ufficiali che entrarono in guerra nelle file dell'esercito erano 770. Nel 1916 però vengono chiamati in servizio col grado di aspirante ufficiale medico anche gli studenti degli ultimi anni di medicina, nonché un numero enorme di soldati infermieri. Arriviamo al 1916 quando i medici militari in zona di guerra raggiungono una cifra di circa 8.000 unità. E altri 6.000 operavano nelle retrovie. A fine guerra, nel 1918, i medici sono circa 18.000. Quindi pensate quello che era l'enorme sviluppo rapido e potente della sanità militare per quello che erano i tempi in quel momento. Anche le donne in quel momento, a me piace molto ricordarlo questo, le donne militari, le donne laureate in medicina, erano all'incirca una novantina durante l'entrata in guerra e queste vengono arruolate dall'esercito e svolgono l'attività a tutti gli effetti di ufficiale medico. Quindi anche loro, anche le donne in questo momento contribuiscono a dare un apporto importante allo sviluppo della sanità nel nostro paese. Ma è importante anche considerare come soprattutto nelle retrovie molte strutture da case, ville, e lo abbiamo citato all'inizio, vengono trasformate in strutture sanitarie. E io vorrei concludere la mia breve presentazione ricordando quello che ha scritto un autore, Cosmacini, che si occupa di storia della medicina, soprattutto nella Prima Guerra Mondiale, che dice che è vero, la Grande Guerra, purtroppo, come tutte le guerre, ha determinato un enorme avanzamento tecnologico, ma per la medicina è stato il peggior male possibile, perché è stato il volano di ricerche, sperimentazioni, applicazioni e pratiche medico-sanitarie
che purtroppo, ma per fortuna, hanno comunque contribuito in modo significativo allo sviluppo della medicina e soprattutto allo sviluppo di quella che è la nostra disciplina. Prima, come veniva chiamata all'epoca, chirurgia buccofacciale, e che poi si è trasformata in chirurgia maxillofacciale. E darei quindi io adesso la parola alla mia collega, la dottoressa Valente, e prima di dargliela però vorrei, permettetemi di ringraziare il professor Stefano Arieti, medico docente di storia della medicina presso l'Università degli Studi di Bologna, che mi ha aiutato molto in merito alla nostra presentazione. Grazie. Invece vi parlerò dei padri fondatori della nostra disciplina della chirurgia maxillofacciale. Due emiliani, tra l'altro, Arturo Beretta e Cesare Capina. Allora, Arturo Beretta nasce a Bologna nel 1876. Ben presto, a soli 6 anni, rimane orfano di padre e con sacrificio riesce comunque a frequentare gli studi classici, dove si distingue tanto da ottenere una borsa di studio che gli consentirà di intraprendere gli studi universitari, e così si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia, dove dimostra di essere uno studente particolarmente brillante, e dirà un suo collega, il professor Forni, che la sua infanzia e adolescenza non trascorsero su morbide piume, ma che da questa iniziale vita di sacrificio e rinuncia egli trasse stimolo e incitamento allo studio e al lavoro, che poi saranno sue doti principali per tutta la vita. E quindi nel 1901 si laurea in medicina e chirurgia. Nello stesso anno diventa assistente presso l'ospedale maggiore di Bologna, e a quel punto deve scegliere una specializzazione. Erano gli anni quelli in cui sorgevano le varie branche di specializzazione chirurgica, e l'odontoiatria in realtà non godeva di una grandissima considerazione. E diciamo che era un esercizio privato da parte di tecnici non laureati. E nonostante tutto, Beretta, che era un uomo dotato di un fine intuito, capisce che il campo dell'odontoiatria poteva essere coltivato con soddisfazione non solo professionale ma anche scientifica, per cui vi si dedica, tanto poi da ottenere dei risultati che gli varranno poi la docenza in odontoiatria e successivamente la cattedra di professore ordinario in odontoiatria e protesi dentaria. In quegli anni però scoppia la guerra, e la guerra imponeva alle varie branche di specializzazione nuovi compiti e continui perfezionamenti. E Beretta capisce che l'odontoiatria, e che in particolar modo che l'odontoiatria poteva essere di estremo aiuto per i mutilati e i feriti della bocca. Per cui, qui cito testualmente, lui disse in uno scritto del 1916: «L'anno scorso 600.000 soldati di leva sono stati riformati per edentulismo carie profonde. Datemi una struttura e un adeguato numero di assistenti e per il prossimo anno vi garantisco 500.000 di baionette al fronte». E così istituì e organizzò a Bologna il primo centro territoriale specializzato per i mutilati buccofacciali, e qui migliaia di feriti furono curati secondo le più moderne tecniche e furono anche provvisti di protesi in modo tale da mitigare le mutilazioni dell'apparato maxillofacciale, sia in rapporto all'estetica ma soprattutto in rapporto alla funzione. Cessate le ostilità, nel 1919 Beretta fu un sostenitore dell'opportunità che Bologna fosse sede di un ospedale in grado di continuare quello che era stato fatto nel periodo bellico e che potesse poi anche e soprattutto dare assistenza alle fasce di popolazione meno abbienti. E così nel 1919 crea e fonda l'Istituto Clinico per le Malattie della Bocca, che sorse in via San Vitale 59 a Bologna. Grazie alla donazione poi di enti locali, a donazioni anche di privati, ma soprattutto grazie alla sua stessa abnegazione, l'antico ospizio degli ottogenari fu trasformato in un centro dotato di le apparecchiature più avanzate per l'epoca,
qui possiamo vedere delle immagini di dei reparti che sorsero nell'istituto, istituto che poi tra l'altro sin dal 19 fu dotato di un reparto di chirurgia orale che poi venne affidato a Cesare Cavina. E quindi egli creò dal nulla un istituto che fece onore a Bologna e all'intera Italia. E pensate che bambini delle scuole elementari, dei convitti e le fasce di popolazione meno abbienti trovarono le più pronte ed efficaci cure ambulatoriali gratuite che ogni anno raggiunsero un numero di 30.000, quindi un numero veramente importante. E furono tali i suoi meriti che poi venne nominato senatore del regno e morì sempre a Bologna nel 1941. Poco più giovane di Beretta era Cesare Cavina. Cesare Cavina nasce a Bologna sempre nel 1888, si laurea in medicina e chirurgia e si specializza in odontoiatria. E quando scoppia la guerra viene affidato al reparto stomatoiatrico dell'ospedale della sua città, e dove fa una grandissima esperienza ovviamente di traumatologia. Convinto che però i risultati migliori potessero essere ottenuti soltanto attraverso un intervento tempestivo, chiese e ottenne di essere inviato direttamente al fronte, e così nel 1916 inizia la sua opera come volontario di guerra, dapprima presso una sezione del Servizio Sanitario Militare Italiano sul Carso e poi nella quinta ambulanza chirurgica. Qui, nella quinta ambulanza chirurgica, ebbe la possibilità di vedere tantissimi casi di feriti e mutilati del volto, e quindi diciamo che questa esperienza valse a maturarne la personalità chirurgica. Quando tornò, una volta cessate le ostilità, a Bologna, fu nominato poi primario del reparto di chirurgia orale dell'istituto clinico che era stato fondato da Beretta. E diciamo che la sua solida preparazione teorica e la grandissima esperienza raggiunta al fronte fecero in modo che Cavina potesse spaziare in ogni campo della chirurgia maxillofacciale, dalla chirurgia traumatologica alla chirurgia ricostruttiva, alla chirurgia malformativa, alla chirurgia orale, e diede anche degli importanti contributi nella neurochirurgia. Infatti mise a punto delle tecniche, per esempio della ipofisectomia transfenoidale. Se si pensa che operava in una stanza normale senza particolari apparecchiature, attrezzature, di un appartamento vicino alla clinica con soltanto un assistente e un'infermiera, insomma, si può capire che tipo di abilità chirurgiche avesse. Si spense però prematuramente a 47 anni nel 1935 a causa di una salute piuttosto cagionevole. E adesso vi parlo di una questione un po' più pratica, quindi di come venivano gestite le ferite da arma da fuoco. Allora, qui potete vedere un'immagine di un soldato colpito da un proiettile di fucile. E in questa immagine potete vedere il foro di entrata, in quest'altra invece il foro di uscita. E potete notare quale sia la devastazione provocata da questo proiettile sul terzo medio e inferiore del volto. Allora, cosa si faceva quando si gestivano appunto i feriti del volto? C'erano dei problemi da affrontare immediatamente, altri invece che potevano insorgere in maniera più tardiva. Allora, da affrontare immediatamente c'era la questione dell'emorragia, del soffocamento e della caduta all'indietro della lingua, che più tardi vi spiegherò, insomma, per i non addetti ai lavori. I problemi che potevano insorgere invece tardivamente potevano essere le infezioni, i problemi legati all'alimentazione e le complicanze broncopolmonari. Allora, questo per spiegare brevemente la caduta all'indietro della lingua. I muscoli della lingua, detto molto semplicemente, si inseriscono a livello della mandibola. Quando la mandibola subisce una delle fratture, il supporto osseo rigido viene meno e quindi i tessuti molli tendono a ricadere all'indietro, ostacolando quindi il flusso di aria che viene dalle cavità nasali e dal cavo orale verso la trachea. Allora, cosa facevano i chirurghi, i medici di guerra? Quello che avevano messo a punto erano delle pinze apposite, queste sono delle pinze tira-lingua, che consentivano di afferrare la lingua, di trazionarla in avanti, di assicurarla poi con un robusto filo di seta o alla guancia o all'orecchio oppure a qualche, insomma, vestito, o addirittura avevano messo a punto un dispositivo, una sorta di caschetto per la trazione della mandibola e della lingua in avanti. E
Questo poi era il motivo per cui questi soldati non potevano essere trasportati in posizione supina, ma dovevano essere trasportati con la faccia all'ingiù, con la fronte ben appoggiata su un supporto. E poi che tipo di anestesia praticare? Ovviamente, insomma, diciamo così, in condizioni ideali, l'anestesia generale sarebbe stata l'anestesia preferita. Oggi quello che abbiamo in sala operatoria è questo è un moderno ventilatore che è dotato, insomma, di meccanismi di controllo molto sofisticati, ma allora c'erano delle maschere facciali. Qui vedete delle maschere per anestesia che erano costituite di metallo, al di sopra delle quali veniva posto un tessuto che veniva intriso di anestetico, che poteva essere etere o cloroformio, per appunto addormentare il paziente. Ma potete vedere in questa immagine quanto fossero ingombranti sul volto, e questo rendeva ovviamente, dal punto di vista proprio tecnico, difficile poter operare sul viso. Quindi nei casi, diciamo così, più fortunati, quando era disponibile, c'erano degli inalatori nasali. Qui vedete, queste estremità venivano inserite nelle narici e in questo cilindro poi veniva posto un batuffolo di cotone che veniva intriso di anestetico. Quando questo non era possibile, l'anestesia locale era l'unica altra alternativa. E con che tipi di strumenti operava il chirurgo? Allora, qui potete vedere una trousse chirurgica che veniva fornita ai medici militari. E vedete, insomma, sono pochi strumenti, sono delle forbici, delle pinze, dei portaghi, cioè c'era un bisturi. E a corredo della trousse chirurgica veniva fornita una pietra fila bisturi, perché negli ospedali da campo, quando il bisturi perdeva la filatura, l'unico modo che c'era era utilizzare questa pietra abrasiva per poter di nuovo affilare le lame. Questo per dare un'idea di quali fossero le disastrose condizioni in cui si dovevano trovare ad operare questi chirurghi. E le suture, che tipo di suture c'erano? Allora, avevamo delle suture riassorbibili, il catgut, che a dispetto dell'OM veniva ricavato dal budello bovino suino, e poi c'erano delle suture non riassorbibili come la seta, il cotone, il lino e anche l'acciaio. Non c'erano gli aghi atraumatici che utilizziamo oggi, c'erano degli aghi con delle crune all'interno delle quali venivano fatti passare questi fili, che però prima dovevano essere sterilizzati, e venivano sterilizzati o attraverso bollitura oppure attraverso vapore di alcol. E qui potete vedere delle siringhe che venivano utilizzate per l'anestesia locale, questa siringa del professor Cesare Cavina, e insomma, come design sono più o meno, insomma, sovrapponibili a quelle che utilizziamo ancora oggi. E per il trattamento medico, quello che noi oggi pensiamo quando parliamo di trattamento medico è la terapia antibiotica oppure il trattamento antalgico. Diciamo che di antibiotici all'epoca non si poteva parlare, e quindi per prevenire le infezioni cosa facevano? Facevano fare ai feriti tantissimi lavaggi del cavo orale con soluzione fisiologica oppure acqua bollita oppure con delle soluzioni di clorato di potassio e fenolo oppure con il bicarbonato di sodio. Poi andavano in qualche modo prevenute le complicanze broncopolmonari, che erano molto frequenti in questi pazienti, perché avevano problemi di deglutizione, avevano problemi di alimentazione, e non era infrequente che potessero inalare la propria saliva oppure anche del cibo. Quindi quello che l'unica cosa che riuscivano a fare era far inalare delle soluzioni alcaline balsamiche. Per ridurre la secrezione salivare utilizzavano delle iniezioni di atropina. E poi andava risolto il problema dell'alimentazione. Erano pazienti che non potevano alimentarsi in maniera normale, quindi dovevano effettuare un'alimentazione con cibi liquidi oppure semiliquidi. Quando non riuscivano, c'erano dei metodi, insomma, un po' più invasivi, come l'utilizzo di sondino esofageo o addirittura la gastrostomia. E qui possiamo vedere quello che succedeva, quello che faceva il chirurgo. Allora, questo è un trattamento conservativo di una frattura di mandibola con l'utilizzo di apparecchi ortopedici, per il trattamento non cruento appunto di queste fratture. Oppure addirittura potevano essere utilizzate delle maschere di contenzione per le fratture del mascellare superiore. Per le fratture di mandibola venivano utilizzate poi delle legature contenitive dei denti, nei casi, insomma, un po' più sofisticati potevano essere utilizzate delle docce metalliche fuse ricavate sull'impronta dell'arcata dentaria. Addirittura erano stati messi a punto dei dispositivi per la fissazione della mandibola, come per esempio questa fionda.
Il più delle volte però venivano utilizzate delle ferule che, come potete vedere, non sono molto diverse da quelle che utilizziamo ancora oggi in sala operatoria. Ancora qui abbiamo un esempio di una pribocca che veniva usato per il trattamento dell'anchilosi temporomandibolare, quindi quelle condizioni che impediscono la normale apertura del cavo orale. Potete vedere che, come concetto, insomma, questo tipo di strumento non è molto diverso da quello che ancora abbiamo oggi. Qui ci sono alcune foto di casi del professor Cavina che ci sono state poi fornite dal dottor Cappellari, che derivano dall'archivio fotografico del dottor Giuliani. Qui potete vedere una ferita da taglio del labbro inferiore e della guancia trattata con lembi locali di rotazione. Qui ancora un caso più complesso, una ferita da scoppio del mento, quindi con una frattura complessa della mandibola, perdita di sostanza cutanea e ossea. Qui potete vedere i risultati, insomma, ci sono degli esiti cicatriziali importanti, ma tutto sommato il risultato è accettabile. Ancora qui una ferita da scoppio della regione mentoniera e delle labbra, e anche qui potete vedere, insomma, che il risultato è piuttosto soddisfacente. Insomma, questo per dirvi, come già è stato detto, che la chirurgia di guerra ha posto le basi di quella che è la moderna chirurgia maxillofacciale ricostruttiva, che oggi però, grazie all'implementazione di tecnologie come la navigazione chirurgica, la chirurgia piezoelettrica e la programmazione computerizzata, ci ha consentito di arrivare a quella che oggi è l'ultima frontiera, cioè il trapianto di volto, che però comunque è realtà. E con questo io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno, anzi buonasera a tutti. Ringrazio l'Accademia delle Scienze che ci ospita. Ecco. Allora, io farò un excursus sulla sanità militare durante la Prima Guerra Mondiale a Ferrara, dal punto di vista, diciamo, storico. Allora, diciamo che la Ferrara del periodo della Grande Guerra è stato uno dei centri di sperimentazione della medicina militare, e la città aveva, diciamo, al suo attivo l'Arcispedale Sant'Anna, l'Ospedale Militare di Riserva e poi di Tappa, l'Ospedale Militare per Nevrosi di Guerra, quello di Villa Seminario che è già stato, diciamo, detto, uno storico ateneo, il manicomio provinciale e un'istituzione come l'Accademia delle Scienze. E a Ferrara furono sperimentate iniziative importanti come le riunioni medico-militari, e in questi luoghi poterono operare eminenti personalità come anche il professor Boschi. Allora, facciamo una ricostruzione della sanità militare partendo dall'Arcispedale Sant'Anna. Il locale comitato della Croce Rossa, diretto dal presidente colonnello Francesco Avogadri, individuò negli edifici del nuovo ospedale la possibilità di realizzare un'unità della Croce Rossa. E grazie all'intervento del professor Casati, a quel tempo direttore dell'ospedale civile, riuscirono ad attivare la struttura ospedaliera anche nel nuovo ospedale. Per iniziativa poi del Comitato Femminile della Croce Rossa, presieduto dalla Marchesa Paolini Pepoli Estense Mosti, della Marchesa dell'Aide Bentivoglio d'Aragona, vengono approntati i primi 100 letti. E quindi l'ospedale territoriale della Croce Rossa di Ferrara, alla vigilia della Grande Guerra, è capace di 400 posti letto, in parte medici e in parte chirurgici. Ricordiamo che comunque l'attività sanitaria
veniva anche fatta nel vecchio ospedale, quello di Piazzetta Sant'Anna, e già dal mese di giugno cominciarono ad arrivare i primi feriti di guerra. Ho trovato che il 22 giugno del 15 arriva un treno di passaggio che scarica il primo ferito e poi dopo cominciano ad arrivare vari altri convogli e i primi militari sono 150 che vengono ricoverati nella struttura ferrarese. Il primo direttore dell'ospedale territoriale, come ho detto, fu il professor Eugenio Casatti, e gli successe poi il maggiore dottore Giuseppe Quattrociocchi e il tenente colonnello professor Pirro Bolognini. Avanti. L'ospedale era completo in ogni sua parte, vi era un reparto di isolamento, vi era il gabinetto di radiologia, vi erano delle camere di medicazione, i bagni, gli impianti di lavanderia, di disinfestazione e sterilizzazione. E soprattutto l'ospedale territoriale della Croce Rossa di Ferrara fu riconosciuto dalle autorità sanitarie nazionali come il più grande degli ospedali della Croce Rossa in Italia e un modello per le altre associazioni. Nell'ospedale operarono anche le infermiere volontarie, quindi importante anche il ruolo femminile che ha subito durante la Grande Guerra un incremento, perché naturalmente gli uomini erano al fronte. E le infermiere volontarie erano coordinate dalla loro ispettrice, la signora Bice Vogardi Felloni, che si avvicendavano anche a un gruppo di suore della San Vincenzo, a dei militari dimessi dall'ospedale militare di Villa Seminario e dal personale medico volontario. E, tra le tante crocerossine che operarono presso l'ospedale, ricordo Maria Vogadri, sorella di Bice, che lei nelle sue memorie ci racconta che prese parte a un'operazione e qui cito testualmente, di un soldato a cui il chirurgo doveva amputare la gamba ridotta in cancrena fino all'anca. Non volle, malgrado le nostre insistenti preghiere, essere cloroformizzato e nessuna iniezione di calmante, a patto però che io gli tenessi fermo l'arto da sopprimere. Mi fu giocoforza accettarlo e dopo un'incisione circolare fatta col bisturi, il chirurgo prese la sega a mano e da perfetto operatore segò la gamba. Esterefatta, rimasi col troncone fra le mani e mi scossi soltanto nell'udire un flebile grazie e uno sguardo implorante del povero soldatino. L'ospedale ebbe una funzione anche contumaciale. Si registrarono numerosi casi di gravissime malattie infettive e furono compiute anche delicate operazioni chirurgiche. Comunque dalle statistiche ci fu una mortalità minima dell'1% e questo testimonia il buon funzionamento dell'ospedale della Croce Rossa. Vorrei ricordare anche che il bersagliere Benito Mussolini, nel novembre del 1916, sofferente da un'intossicazione intestinale, era stato trasferito presso il deposito dell'undicesimo bersagliere di Stanza Ferrara, proprio nel nostro ospedale, e nella facciata dell'ospedale venne infissa una lapide che poi è stata rimossa, dove veniva scritto che Benito Mussolini qui lavò le sacre ferite, ma in realtà Mussolini era stato ricoverato nel 16 per un'intossicazione intestinale, mentre le sacre ferite avvennero nel 17 per lo scoppio di una bombarda sulla quota 144, detta anche quota Mussolini, sul Carso. Fino alla ritirata di Caporetto, quindi, l'ospedale rimase di riserva alle dipendenze della Direzione di Sanità del Corpo d'Armata di Bologna e poi dal 4 dicembre del 17 l'ospedale divenne di tappa e passò alle dipendenze della Direzione di Sanità della Terza Armata. Divenne di tappa perché naturalmente il fronte si spostò sul Piave e quindi tutti gli ospedali di riserva furono trasferiti all'interno del paese. E il 21 ottobre del 18 l'amministrazione dell'ospedale della Croce Rossa passò alla sanità militare con il nome di Sezione Ospedale Nuovo. Al termine del conflitto, quindi, l'ospedale non venne restituito subito alla sua funzione e riprese la sua attività solo nel 26, e per essere inaugurato solennemente ancora dal re Vittorio Emanuele III il 31 ottobre del 28.
Ora passo un po' a descrivere la Ferrara della Grande Guerra come zona ospedaliera di primo sgombero. Allora, nel maggio del 15 il Comando Generale di Bologna decise di aprire a Ferrara un ospedale militare di riserva e il 28 maggio arrivò il primo distaccamento di 49 soldati. Il reparto venne alloggiato inizialmente al Palazzo Ronchi di Piazza Ariostea. Poi dopo, invece, venne trasferito il 17 giugno nella nuova sede nell'ospedale militare nel Palazzo delle Regie Scuole Tecniche Teodoro Bonatti in via Savonarola. E anche qui siamo riusciti a trovare che il primo ammalato a varcare le porte di questo ospedale fu il soldato Pettini Cesare del 121esimo Infanteria della Brigata Perugia. Poi naturalmente aumentarono le esigenze di ricovero e quindi fu requisita la chiesa di San Gerolamo, la vicina chiesa di San Gerolamo e il convento. Nel settembre del 15 fu inaugurato un nuovo ospedale, quello delle scuole di Gian Battista Guarini in via Bellaria, e il 22 sempre dello stesso mese l'ospedale nelle scuole Alfonso Varano. Inoltre, sempre per sopperire alle sempre più crescenti esigenze di ricovero, venne aperta la sezione di Sant'Antonio, la sezione di Casa del Popolo del Collegio Manzoni, la sezione di Umberto I e il Collegio delle Orsoline, e ricordiamo anche gli ospedali da campo 232 di Fossa d'Albero, 223 di Francolino e quello che non sapevamo, quindi di Ro Ferrarese, ed è molto interessante anche questa notizia che ci ha dato il Presidente, diciamo in anteprima, ecco, dai nostri studi non l'avevamo trovato. Grazie. Poi, per quanto riguarda la cura delle malattie contagiose, fu predisposto il lazzaretto di Santa Maria della Consolazione il 2 agosto del 1915. Segnalo anche che dopo Caporetto è stato istituito a Ferrara uno dei tre centri di raccolta per i tubercolitici della Terza Armata. Gli infermi quindi venivano inviati una volta alla settimana dal reparto di accertamento da campo numero 204 installato a Cantonazzo nei pressi di Rovigo, perché ricordiamo che c'erano tantissimi ospedaletti da campo nella zona, diciamo, di Rovigo, e da qui poi venivano portati a Ferrara, e da qui partivano con una vettura ferroviaria specializzata prima per il Carrege e poi per Bologna. Possiamo ancora dire che per quanto riguarda la direzione dell'ospedale militare di riserva, che restò in funzione fino al 15 ottobre del 1919, furono i direttori sanitari con il grado di colonnello, furono Malavasi Ettore, Salvetti Italo, Caccia Filippo, eccetera, eccetera. Furono 190 gli ufficiali a prestare servizio in struttura ospedaliera e da dati che abbiamo trovato furono circa 55.697 i militari che furono ricoverati presso gli ospedali militari di Ferrara. Ecco, è stato accennato un po' da tutti l'ospedale militare di riserva per malati nervosi di Villa Seminario. Questa fu un'eccellenza per quanto riguarda la sanità ferrarese e ha avuto un ruolo centrale nella storia della psichiatria in Italia durante la Grande Guerra. Figura chiave fu Gaetano Boschi, luminare della psichiatria e maggiore medico nelle file dell'esercito, che lui fin dall'inizio del conflitto poneva l'accento nelle sue pubblicazioni sullo studio delle nevrosi traumatiche di guerra, cioè quelle patologie che nascevano come diretta affiliazione del conflitto e che imponevano quindi una riflessione nuova, perché fino a tutto l'inizio della Prima Guerra Mondiale, quindi fino al 15, ma anche oltre,
si pensava che questi soldati simulassero e che invece non ci fosse realmente una patologia. E in effetti con gli studi del professor Boschi e della scuola ferrarese venne definito quello che in seguito verrà chiamato come il disturbo post-traumatico da stress. Quindi si trattava proprio di riconoscere la piena dignità di patologie anche nel vasto campo delle nevrosi e quindi trovare una soluzione adeguata per quanto riguarda la terapia. In effetti il seminario offriva ai soldati un ambiente salubre e ameno e vi erano anche delle attività ricreative, non a caso come diceva prima il presidente, furono ospitati nella villa due artisti del calibro di Carrà e di De Chirico. Lo stesso Boschi ci dice che nella villa seminario vi era un complesso di mezzi di cura svariati, inquadrati in un programma di vita riposante, tranquillamente distratta, tale da consentire la storazione ad un sistema nervoso affranto e il recupero della sanità attraverso il riposo e lo svago. La struttura poteva contare su 200 posti letto in camere, di cui dobbiamo aggiungere 30 posti in camerette singole per gli ufficiali. Vi erano attività creative, quindi ricreative, come le passeggiate, le gite, i concerti, gli spettacoli teatrali, vi erano gli sport come anche il canottaggio, la pesca, il volano, l'equitazione e il lavoro manuale che aveva uno scopo terapeutico. Quindi Villa Seminario ha avuto il destino di non essere soltanto un luogo di cura all'avanguardia per le malattie nervose durante la Grande Guerra, ma anche di ospitare artisti famosi, come ho già detto, come De Chirico Carrà. Ad esempio De Chirico ricorda questo convalescenziario, era un antico convento pieno di corridoi, di sale enormi e di un numero infinito di camerette. Ottenuto il permesso del direttore, potei installarmi in una di quelle camerette e lavorare tranquillamente per qualche ora ogni giorno. E anche Carrà scrisse: intanto la vita d'ufficio mi diventava sempre più insopportabile, parallelamente anche lo stato della mia salute peggiorava, finché si rese necessario ricoverarmi in un novrocomio fuori di Ferrara. Altra particolarità della sanità ferrarese fu la costituzione del Comitato Femminile per Mutilati Funzionali, che fu il primo comitato istituito in Italia per questo specifico scopo ed era finalizzato al coordinamento del lavoro della sanità militare all'interno proprio di Villa del Seminario. E un'altra particolarità di Ferrara furono le riunioni medico-militari dell'Accademia delle Scienze Mediche e Naturali di Ferrara, che erano state organizzate già prima della guerra, un corso di conferenze di medicina di guerra e presiedute da Gaetano Boschi, che organizzò queste riunioni mensili medico-militari, e qui ci sono anche depositati gli atti di queste riunioni. Nella lettera inaugurale scrive Boschi: queste riunioni, che auguriamo abbiano ad estendersi così da comprendere, a somiglianza di Francia, anche la partecipazione di colleghi delle armate, ci daranno modo di riferire sinteticamente sulle biografie di svariati argomenti di attualità, di comunicarci casistiche, occorsa e vedute personali di medicina e chirurgia di guerra. Vorrei concludere anche con un accenno all'epidemia dell'influenza spagnola, che è un tema che è diventato molto, molto studiato in questo periodo, in parallelo poi con quello che stiamo vivendo adesso. E dal registro del libro dei defunti del comune sembra che il primo decesso sia stato registrato a Ferrara nel settembre del 18 e si parlava genericamente di febbre influenzale. Poi successivamente si cominciò a parlare di febbre spagnola. E questa espressione compare sulla stampa cittadina la prima volta il 5 ottobre del 18 come causa del decesso per Garrut Ernesta di Ferrara. E, sempre sfogliando la stampa cittadina ho trovato questo curioso
piccolo paragrafo nel quale si parlava dei provvedimenti tardivi, inadeguati, si diceva che l'epidemia influenzale, che è estesa anche alla nostra città, se non in forma allarmante, certo preoccupante, richiede da parte delle autorità quella vigile opera atta ad impedire un maggior diffusione del morbo. Si dice che nel campo sanitario non si adottano tutte quelle misure atte ad isolarlo e vorremmo anche che chi deve provvedere e presto a chiudere quei luoghi di riunioni che vengono a costruire altrettanti focolai di infezione, per esempio i cinematografi, le chiese, eccetera. Sembra perfino incredibile che si sia costretti noi a dire questo prima che altri lo faccia, ma ad ogni modo speriamo ancora che chi deve si renda conto del vero stato delle cose. Quindi vedete questo parallelo tra ieri e oggi, e faccio anche dicevo che ad esempio anche quando l'ospedale di Ferrara è stato trasferito da Piazzetta Sant'Anna fino in corso Giovecca, si diceva che veniva spostato fuori dalla città l'ospedale di Ferrara. E stessa cosa è avvenuta nella stampa cittadina quando l'ospedale è passato a Cona, quindi evidentemente noi ferraresi diciamo siamo molto, molto abitudinari e quindi non accettiamo molto le novità. Concludendo possiamo dire che qui ho fatto una carrellata delle vittime e di quello che ha lasciato la Grande Guerra, e Ferrara ha avuto 1450 caduti, di cui 5398 nell'intera provincia. Io qua concluderei e vi ringrazio. Qui c'è anche una biografia, se qualcuno è interessato. I ringraziamenti e diciamo le parole per non disperdere la memoria, per rendere tangibile la memoria, per diffondere la memoria, per rivivere la memoria, che abbracciano penso anche questa istituzione. Grazie a tutti. Volevo ringraziare ancora tutti quanti i relatori per questo pomeriggio che è stato veramente interessante, istruttivo, ma direi che ci dà modo di riflettere maggiormente su questa triste realtà che è stata dolorosissima della Prima Guerra Mondiale, delle conseguenze traumatiche che ha avuto, queste ferite direi che questi soldati in numero vastissimo sono dovuti portare dietro per anni, ma anche tenere conto di quella che è stata per la medicina, direi nella disgrazia della Prima Guerra Mondiale, della Grande Guerra, una fortuna, perché ha creato le premesse per l'inizio o per lo sviluppo di questa medicina riparativa in materia di maxillofacciale e anche in materia di chirurgia plastica. Certamente è stato un grande progresso. Poi abbiamo apprezzato, e penso che tutti abbiano apprezzato, l'escursus fatto sulla medicina ferrarese, sulla storia della medicina ferrarese durante la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visto che effettivamente Ferrara in quell'epoca è stata veramente all'avanguardia, era un modello anche per gli altri ospedali, e questo ovviamente ci conforta come Accademia delle Scienze e come cittadino ferrarese. Poi, ultima cosa, abbiamo visto che anche l'Accademia delle Scienze, per mezzo di un suo socio, il professor Gaetano Boschi, ha avuto una importanza, perché è stata creato diciamo quell'impulso di quelle riunioni medico-sanitarie che poi dopo si sono concretizzate nelle varie iniziative successive con la Villa del Seminario e così via. Quindi vi ringrazio ancora per la vostra presenza e ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguiti in questo pomeriggio. Di nuovo. Thank you.